Ciao a tutti, cordiali saluti dal villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini, Cornigliano. Questa è la seconda edizione con tante novità, le slitta, l'area dove rappresenta il Polo Nord e il Polo Sud con gli igloo, gli alberi di Natale, la neve, le luci. E tante novità, poi la slitta domani si presenterà Babbo Natale. Comunque questo anno è molto amato questo villaggio dai nostri cari e amati bambini, in questo piccolo parco di Villa Bombrini, perché purtroppo qua a Cornigliano ne abbiamo pochi parchi, sono piccolini. Mi auguro che nel 2023 le promesse, queste bellissime promesse di persone molto molto serie e intelligenti, mi auguro che quelle 11 ettari di quel grande parco che abbiamo qua a Cornigliano, Valletta, Rio, San Pietro, finalmente con la grande capacità che rappresentano gli italiani già da 2000 anni fa con Giulio Cesare, si possa fare possibile, no? la riqualificazione di questa grande area, perché è importante fare delle grandi opere con un risultato che sia visionario, perché questo fanno le persone intelligenti, guardare lontano con grande visione, ricreazione. Pensate ai nostri amati bambini e anche alle persone anziane, come fanno i paesi primi, e non avere paura, perché è tutto possibile se lo vogliamo. Questi sono i grandi auguri. Io me lo auguro che possa essere possibile, perché Cornigliano ha la fortuna di avere questo grande polmone verde, e quindi ora vi farò vedere le novità e le bellezze di questo villaggio. Sì, un grazie a chi ha pensato a realizzare questo bellissimo piccolo e grande villaggio allo stesso tempo, fatto con tanta creatività e tanto amore. Ora vi farò vedere una panoramica di tutto questo bellissimo villaggio. È solo la metà di questo parco, perché forse sarebbe stato bello se questo tutto il giardino di Villa Bombrini, però comunque è bello che ci sia. E ora vi farò vedere, abbiamo qui questa piccola casa di legno dove si trova questo animaletto, la rena, e poi qua c'è l'area dove si trovano gli animali, gli orsi della neve, e c'è l'ugli, la casa di ghiaccio. E poi vedete, qua c'è una bella panoramica di questo bellissimo villaggio, e l'ingresso è per tutti, gratis. E vedete il pinguino del Polo Sud e l'ugli del Polo Nord, quindi questa è la rappresentazione del villaggio di Babbo Natale con la neve. Comunque qua ci sono le slitte, vedete, ecco qui, e qua c'è un'altra slitta, e domani sarà guidato da Santa Claus, appunto Babbo Natale, che porta delle belle sorprese ai nostri cari bambini. E qua abbiamo, c'è tanto vento, qua abbiamo l'albero che rappresenta anche l'albero più grande, con l'augurio di Happy Merry Christmas e Buon Natale, Feliz Navidad, e Googled by Nathan. E questo è il Natale per questo 2022. L'anno scorso sono stata presente ad aiutare, a fare volontariato, ma purtroppo dopo il terzo giorno mi è venuta una fortissima bronchite che mi ha messo KO, e questo anno, con tutto il mio amore e con tutto il mio impegno, vorrei essere anche qua ad aiutare lì
dove possa essere necessario. E qua c'è un'atmosfera suggestiva, e giustamente per festeggiare questo clima natalizio che è già pronto a Cornigliano, a Villa Bombrini. E un grazie di nuovo a chi ha pensato ai nostri bambini, no? Perché la ricreazione è ricordare che il significato del Natale, che Gesù Cristo rinasce, quindi è molto importante questo momento per tutte le culture della religione cattolica. Bene, cari amici, vi auguro salute, amore e felicità in questo Natale 2022 e che il 2023 possa essere un anno pieno di tanta serenità e di tante cose meravigliose. A voi, che siete unici ed è speciale, e vi voglio bene. Con voi, Jasmine Rodriguez. Ciao!